Auguri, auguri, auguri cari amici di Focus 3.0, il mistero della vita. Auguri da parte di tutti noi, auguri da parte di Enrico Valentini, di tutto quanto lo staff di cui io mi onoro di fare parte. Siamo tutti molto felici di essere qui, di fare questo servizio di volontariato per voi. Vi diciamo grazie per tutta la vostra attenzione, la vostra partecipazione e tutto il vostro affetto. Grazie perché davvero siete sempre così tanti e così sempre più numerosi. Noi siamo qui a svolgere il nostro compito, facciamo gli artigiani della vita e speriamo con il nostro lavoro, con il nostro volontariato, di riuscire in qualche modo a scolpire col tempo e la storia e di riuscire ad arrivare alle vostre menti, ai vostri cuori, alle vostre anime, soprattutto davvero di riuscire a dare un contributo e lasciare un segno in quella che è l'evoluzione dell'umanità, perché tutti insieme possiamo farlo, solamente se stiamo tutti insieme. Quindi, mi raccomando, sempre più vicini, sempre più partecipi. La nostra famiglia continua sempre a ingrandirsi e noi siamo qui ad aspettare, perché Focus non vi lascia mai soli. Quindi tanti, tanti, tanti auguri di cuore a tutti quanti voi e un grazie davvero a tutto il nostro staff e a tutta la collaborazione che riusciamo a mettere in campo ogni giorno per voi, per riuscire a dare a voi qualcosa che serve per le vostre vite e per il vostro cammino e per la vostra evoluzione. E quindi auguri, auguri a tutta l'umanità, perché ne abbiamo bisogno e quindi se miglioriamo, se ognuno di noi migliora, migliora anche l'umanità. E allora forza, buon lavoro a tutti, buone feste e tanti, tanti auguri di cuore. Amiche ed amici carissimi di Focus 3.0, il mistero della vita, eccoci vicinissimi al Natale 2021. Un altro anno passato insieme con voi con tanta passione, gioia e affetto. E ovviamente non sembrerebbe Natale se non inviassi i miei più grandi auguri dal mio cuore e dal vostro cuore a voi, le persone con le quali condivido così tanto durante tutto l'anno. Ray Bradbury dice: siamo un'impossibilità in un universo impossibile. Bene, io invece dico: lasciamo che il Natale agiti la sua bacchetta magica su di noi e sul nostro meraviglioso mondo e rendiamo possibile l'impossibile. Che sia Natale per tutti, tutti i giorni dell'anno, per ogni essere vivente. Tantissimi auguri a tutti voi che ci seguite sempre con tanto affetto, anche noi vi vogliamo bene, lo sapete, ed è bellissimo camminare insieme. Sappiate vedere la vostra luce interiore in modo da poter illuminare il mondo. Auguro a voi, alle vostre famiglie, a tutte le persone nel vostro cuore un bellissimo Natale, un meraviglioso anno 2022, nel quale ovviamente continueremo insieme questa nostra bellissima avventura. Auguri a tutti, buon Natale! Amici carissimi, è per me un grande piacere farvi i miei migliori auguri per queste imminenti feste natalizie. Natale resta una delle feste più sentite e belle dell'anno. E se riusciremo a colmare il dolore delle mancanze con la certezza dell'amore eterno, le lacrime che scenderanno saranno solo luci che si aggiungeranno al nostro albero di Natale della vita. Un abbraccio grandissimo a tutti, tanti auguri, vi voglio bene. Auguro a tutti voi, amici di Focus, un buon Natale, un felice anno nuovo di amore, speranza, pace e serenità. Un augurio speciale dal vostro Gerardo Palumbo. Ciao a tutti. Un sereno Natale a tutti e un felice anno nuovo. Ciao. Carissima Anna, rettore magnifico della Lux, Università della Conoscenza, e carissimo Enrico Valentini, noi anzitutto a voi vogliamo rivolgere questo augurio per le feste natalizie e di Capodanno, un augurio fatto di tanta riconoscenza per il vostro compito e di pace, di gioia, insomma che tutto vada per il bene, soprattutto invocando ogni protezione dall'alto. Poi vogliamo rivolgere lo stesso augurio sentito a tutti i nostri amici che ci seguono, a tutti gli iscritti, a tutti coloro che fanno parte di questa grande famiglia, e poi rivolgiamo
una preghiera di pace per tutto il mondo, visti i momenti un po' pericolosi, ecco, e a tutti coloro che hanno grandi responsabilità, a tutti i popoli, a tutti coloro che in qualche modo soffrono, lottano. Ecco, a tutti una grande preghiera e un grande augurio fatto di pace, gioia e protezione. Mi unisco anch'io alle parole che ha detto Giorgia, anzitutto un caloroso ringraziamento ad Anna ed Enrico, un caloroso ringraziamento a tutti voi amici della Lux che ci seguite sempre con tanto affetto, con tanta stima, con tanta fraternità. Ecco, a voi un pensiero speciale, i migliori auguri per questo Natale, che Gesù nasca nel cuore di ciascuno di noi, nelle nostre famiglie, che ci porti tanta pace, tanta gioia, tanta tranquillità, tante protezioni, come ha detto Giorgio, tanto, tanto amore. E da noi questo amore possa travasare a tutti i nostri familiari e a tutte le persone che ci circondano e da lì via via a tutto il mondo. Ecco, questo è il nostro pensiero per tutti voi. Vi abbracciamo con tanto tanto amore e a E presto. vi ringraziamo per la vostra stima, per la vostra fiducia e per il vostro amore che ricambiamo totalmente. Auguri. Un Buon Natale, un buon bacio nuovo a anno, a tutti. presto a tutti. A tutti gli amici di Lux, l'Università della Conoscenza, un cordiale saluto e l'augurio di buon Natale e felice anno nuovo da Antonio Girardi. Il momento che stiamo vivendo è un momento di grande trasformazione, ma il solstizio d'inverno è venuto a confortarci e a dirci comunque che nei cicli della vita inizia sempre un momento in cui la luce finisce per prevalere sul buio e sulle tenebre questa luce ci porterà sicuramente ad una maggiore consapevolezza. Accompagno questo augurio a due considerazioni. Uno riguarda quello del calore umano, che si sposa così bene con il Natale, con il significato di un calore che è sì verso noi stessi e verso la famiglia, ma che è anche a beneficio di tutti gli esseri. E accanto a questo calore umano, un elemento molto importante è quello sempre di quell'attenzione, di quella capacità di osservazione nei confronti di tutto ciò che sta dentro, di tutto ciò che sta fuori di noi. E naturalmente questa osservazione deve portarci ad una maggior consapevolezza che il nuovo anno sia un anno ricco di calore umano e anche di consapevolezza. Buongiorno a tutti. Invece di farvi gli auguri di Natale, mi piacerebbe raccontarvi una storia di Natale. È una storia che ha 2500 anni e che mi sembra perfetta per il periodo così difficile che stiamo vivendo. È la storia di un gruppo di monaci che vengono spediti a meditare in una foresta. Da chi? Dal Buddha. Vanno a meditare nella foresta e tutto è perfetto, se non che dopo un po', quando gli spiriti degli alberi si accorgono che questi monaci non se ne vanno più perché stanno troppo bene, allora si infuriano perché incominciano a percepirli come degli invasori. E allora gliene fanno assolutamente di tutti i colori, li spaventano a morte, questi scappano via, tornano dal Buddha, gli raccontano la disavventura. E gli dicono: non mandarci mai più per favore a meditare in questo posto che è terrificante. E il Buddha dice: no, no, vi ci mando, però con un'armatura meravigliosa. E insegna loro una pratica, è una pratica di meditazione molto profonda, in cui sempre si pensa al bene dell'altro. E c'è una sorta di, come dire, quasi di mantra, no? Che accompagna lo stato meditativo, che dice che tu possa essere felice, che tu possa stare bene, che tu possa sentirti al sicuro. Ovviamente questo vuol dire anche che voi possiate essere felici, che possiate stare bene e
e che possiate sentirvi al sicuro. I monaci partono un po' titubanti, però si fidano del loro maestro e partono. Quando gli spiriti degli alberi li vedono arrivare e sono di nuovo pronti a guerreggiare, a mostrarsi nel loro volto più terrificante, ma arriva prima dei monaci, arriva questo canto, che voi possiate stare bene, che possiate essere felici, che possiate sentirvi al sicuro. E piano piano la pace che i monaci hanno in loro li precede, contamina gli spiriti degli alberi, e piano piano ognuno di loro va a sedersi nel suo albero, perché stanno proprio bene, e stanno così bene e sono così pieni di armonia che vorrebbero fare qualcosa di buono per i monaci, che sono quasi arrivati nel frattempo. E allora si mettono, uno accende il fuoco, l'altro prepara l'acqua prendendola dal ruscello, in modo che possano avere un luogo confortevole in cui accamparsi e farsi tranquilli il loro ritiro. E la storia si conclude con il fatto che i monaci arrivano, trovano tutto pronto ad aspettarli, e gli spiriti chiedono loro di poter praticare insieme e di imparare questa pratica. Ed è molto bella questa storia. È una storia di grande amore che ci dice anche che nei momenti brutti, nei momenti di crisi, questo è il punto da cui ripartire. Ripartire da noi stessi e dalla nostra capacità di essere amore, ricordando che quando siamo in uno stato quieto, armonioso, di assoluta benevolenza nei confronti di tutti gli esseri senzienti, anche quelli apparentemente sgradevoli, aggressivi, eccetera, quello è lo stato contagioso e la nostra capacità di cambiare il mondo passa da lì. Questo era un augurio per noi tutti. Non sappiamo come sarà il prossimo anno, i due che abbiamo passato erano pesantucci, ma credo che se riusciamo a fare questo, a mantenere questo stato, beh, una chance di cambiare ce l'abbiamo. Ciao a tutti, auguri. Cari amici di Focus, ben trovati. Sono Tiziano Bellucci. Vi invio questo messaggio perché ci tengo in modo particolare ad augurarvi un sereno, un caldo, luminosissimo Natale e un ottimo, perfetto anno nuovo. E lo faccio con queste parole che ho scritto appositamente per voi. La stessa forza che senti nel sole vive nel tuo cuore, riscalda e rende luminosi i tuoi pensieri. Può sorgere un'alba in cui il sole non solo sorge all'orizzonte, ma nasce anche dentro di te. Ecco, quel giorno è Natale, quando scopri il sole dentro di te. Tanti auguri. A presto, eh? Tantissimi auguri. Buongiorno. Buongiorno a tutte le ascoltatrici di Focus. In prossimità di queste giornate festose, un pensiero va con moltissima gratitudine al caro Enrico. Enrico è stato il primo che mi ha concesso fiducia, che mi ha permesso da subito di divulgare con molta generosità tutti i pensieri di Gianluigi, le sue parole, divulgare il suo libro Il cielo m'aspettava. E quindi grazie a lui Gianluigi è diventato un po' il nostro ragazzo di luce, perché rappresenta tutti i nostri ragazzi. E quindi ringrazio, oltre ad Enrico, anche la carissima Anna, che non solo spende gran parte del suo tempo per le programmazioni, per far quadrare tutto, gli orari, eccetera, ma anche perché
Lei si impegna tanto anche nella divulgazione, mettendo a nostra disposizione delle persone di grande spessore, sia spirituale, culturale, scientifico. Le sceglie sempre con molta, molta oculatezza, quindi un grande grazie anche a lei che si spende tanto per noi. Infine, che non c'è una graduatoria di importanza assolutamente, perché anzi senza di voi il nostro operato sarebbe veramente vano, però un grazie tanta, immenso, tanta, tanta gratitudine a tutte voi che ascoltate, che rinunciate magari a fare cose più leggere, invece vi impegnate con fiducia a crescere attraverso di noi, con noi soprattutto, perché io cresco con voi, sono sempre cresciuta con voi. E per chiudere questa chiacchierata, questi saluti e auguri per queste festività, vi volevo leggere un pensiero di Gianluigi, così chiudiamo in bellezza. E poi mandate, mentre pregate per Gesù che sta nascendo, ma riferendosi a tanti anni fa, pensate anche a quel Gesù che è già sulla terra e non dimenticate di pregare per lui perché ne ha tanto, tanto bisogno, perché quando si manifesterà non sarà creduto, sarà offeso e quindi dobbiamo proteggerlo fin da ora con le nostre preghiere. Questo non lo dimenticate mai, mai, mai. E insieme a lui certamente sua madre. Voi pensate che ci sarà un'altra, ma c'è già sulla terra un'altra madre che sa quante sofferenze dovrà ancora subire. Non dimentichiamolo mai. Allora vi leggo il pensiero di Gianluigi. A tutte voi che aspettate la mia parola, vi accarezzo, vi lascio la mia carezza. La mia carezza è una dolcezza, una freschezza, una potenza e tanto. Tanto amore porta con sé. Poco alla volta l'uva diventa matura, pian piano il grappolo diventa succulento, col tempo, col sole, con la pazienza, con l'amore, col vento che voi saprete benissimo affrontare. E con questo vi saluto, con l'abbraccio di Gianluigi, che ora ha una mano impegnata, non si può, ma col cuore si fa. E auguro a tutte voi e alle vostre famiglie un Natale il più possibile sereno. Grazie a tutti. Mi rivolgo a voi amici che seguite il percorso di insegnamento dei maestri del Cerchio Firenze 77 all'interno della Università della Conoscenza, la LUCS, voluta da Anna Tamburini Torre. Ma non solo a voi mi rivolgo, mi fa piacere salutare anche tutti gli altri amici di Focus, le migliaia di amici di Enrico Ballantini, che è il comandante di questo transatlantico che è diventato Focus, una grande nave che ha la missione di trovare e navigare i mari più sconosciuti alla ricerca di ciò che si nasconde oltre l'orizzonte a noi più familiare. Mi rivolgo dunque a tutti i passeggeri di questa grande nave, a voi che siete come me, come tutti noi, dentro il vostro percorso di ricerca, di scoperta e di conoscenza, ricordando che lo scopo di tutto questo nostro cercare nelle varie forme che prende è infine quello di apprendere a superare il nostro sentirsi divisi da coloro che ci circondano. Apprendere ad amare chi sta intorno a noi e anche che cosa sta intorno a noi, il mondo in cui facciamo questa straordinaria esperienza di vivere come esseri umani. E quindi
in occasione di questo Natale e di questo nuovo anno che si approssima, faccio a tutti voi, a tutti noi, l'augurio di sentirci più uniti e meno divisi, perché questo è ciò che veramente ci avvicina alla realtà di ciò che siamo, spesso senza saperlo, ovvero parti costituenti una unica realtà. Vi auguro questo e vi auguro ogni altro bene. Buon Natale a tutti i membri del gruppo Focus 3.0 da Valeria e Simona di Rosa Regina di Life Accademia del Benessere. Auguri a tutti e che sia un Natale pieno di luce, serenità e soprattutto di gusto. Auguri! Buon Natale, auguri! Mai come quest'anno, forse scambiarsi gli auguri è davvero importante. Auguri per che cosa? Di buone feste? Di buon Natale e poi di buon anno? No. I miei auguri per ciascuno di voi sono perché in questo momento storico così duro di depressione morale e spirituale recuperiate la vostra umanità fatta di compassione, solidarietà, gioia e soprattutto amore. Quell'amore infinito che per Giordano Bruno era quel flusso vitale che anima infiniti mondi e per Dante muove il sole e le altre stelle. Quell'amore dell'undicesimo comandamento non scritto che recita «Ama il prossimo tuo come te stesso» e fa per lui tutto ciò che vorresti che lui faccia a te. Tanti, tanti auguri a ciascuno di voi. Ciao a tutti, sono Claudio Pauselli e vi faccio tanti auguri per un sereno Natale e un felice anno nuovo. Un grazie a questa grande famiglia di Focus 3.0, ad Enrico e ad Anna, e un grazie a tutti voi. Siete uno stimolo per continuare a far sempre di meglio per comunicarvi la mia passione per la radiestesia e la radionica. Ancora tanti auguri. Ciao, sono Giuliano Falciani. Vorrei augurare a tutti gli amici di Focus un meraviglioso Natale e tanti bellissimi giorni che possiate passare insieme a coloro che amate. Spero tanto con le nostre dirette di portare un po' di luce nelle vostre case e spero tanto di vedervi ancora tanti e numerosi per le future realizzazioni e divulgazioni. Grazie, auguri e buon Natale a tutti. Buongiorno cari amici, volevo augurarvi buon Natale. Un Natale particolare quello di quest'anno, è un Natale di grande risveglio e volevo augurare a tutti gli ascoltatori di questi canali creati da Enrico Ballantini e Anna Tamburrini Torre, volevo fare un augurio speciale perché questo è un percorso di conoscenza, quello che noi tutti insieme stiamo cercando di proporre. Un percorso di risveglio, e c'è un grande risveglio in atto, per cui questa è una nascita, ma una nascita nuova, la nascita del nostro bimbo interiore, quello che stiamo coltivando e proteggendo con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione, compreso questo. Quindi quello che io oggi voglio dirvi e augurarvi deriva da una massima irlandese che ho anche messo in chiusura del mio saggio Galassia Media, scelta in posizione o manipolazione, proprio in virtù di tutto quello che in questo momento è in atto. E quindi con questo augurio io vi voglio lasciare, che tu possa avere sempre amici fedeli accanto a te, che la strada si alzi per venirti incontro, e il vento soffi sempre alle tue spalle, che il sole ti illumini e ti riscaldi, una buona sorte ti delizi e la pioggia cada piano sui tuoi campi fino al momento in cui ci ritroveremo e che Dio ti tenga lieve sul palmo della mano. Arrivederci, che Dio ti benedica. Grazie a tutti. Cari amici di Focus, buongiorno.
Mi vedete in una situazione un po' particolare perché ho purtroppo un attacco di cervicale che mi impone l'uso di questo collare. Spero che sia una situazione passeggera che se ne vada insieme a questo 2021 e che insieme a questo se ne vada anche questo Covid che ci condiziona l'esistenza e che ci priva di tante possibilità, libertà e speranze. Io voglio augurare a tutti, a noi, a tutti quelli che ci ascoltano, a quelli che non ci ascoltano, veramente alla società tutta, un anno sereno, un anno privo di preoccupazioni, di problemi, che poco a poco se ne vadano e ci lasciano liberi. E soprattutto vorrei augurarvi un anno sereno, creativo, e pieno di cose belle, di buona volontà, di voglia di fare, di voglia di essere generosi, creativi, oblativi nei confronti degli altri. Questo vi auguro nella speranza di rivedervi tutti nella bella piattaforma di Focus. Vi auguro buone feste e buona fine anno e soprattutto un anno sereno, il prossimo 2022. Arrivederci a tutti. Buongiorno a tutti. Allora, ringrazio Focus e Anna. Vi stiamo facendo gli auguri in questo modo quest'anno di Buon Natale. Scusate la faccia, ma sto pulendo, sto trafficando. Volevo farvi i miei migliori auguri. È un Natale un po' particolare, un po' diverso dagli altri. Un po' per quello che ci stanno facendo, perché ci stanno un po' togliendo tutto, no? Le cose importanti, gli abbracci, la parola, la voglia di stare insieme, il modo di stare insieme. Però noi ce la faremo lo stesso, perché con un sorriso si porta via tutto. Perciò in questo Natale speciale, un po' particolare, io vi auguro tutto il bene del mondo. Spero che tanti di voi abbiano gli animali, sapete che io amo tantissimo gli animali e che possiate dare un posto caldo a qualche animaletto per strada. Spero che Babbo Natale, in cui io di sempre la strada, ma ci credo ancora, non sarà il Babbo Natale dei bambini, ma sicuramente un Babbo Natale speciale, vi possa portare tutto quello che serve, anche se nella vita ci serve veramente poco. Un sorriso, un po' di pace, serenità, avere la forza di risolvere i problemi che abbiamo. Ci sono tanti angeli intorno a noi, sono sempre accanto a noi, sono sempre pronti ad arrivare al momento giusto, al momento in cui abbiamo bisogno, in cui abbiamo bisogno di una parola anche dei nostri cari che sono dall'altra parte. Sicuramente passeremo Natale insieme a loro perché non ci lasciano mai e soprattutto in queste feste dove il nostro atteggiamento è più buono, no? È più propenso ad avere la gioia di avere qualcosa di buono, di fare un'azione buona perché dovrebbe essere così tutto l'anno, ma purtroppo l'essere umano non è così. Però nel nostro piccolo, secondo me, facciamo tanto. Perciò in questo momento in cui il nostro pensiero interiore è diverso, no? È un po' più dolce, arrivano ancora più facilmente, ci daranno veramente dei grandi segnali. Io vi abbraccio, faccio i miei migliori auguri, chiederò un pensiero per tutti a Babbo Natale e spero che tutti i vostri desideri si possano avverare. Io vi auguro tanto bene, tanto amore, tanta salute, tanti sorrisi, tanta voglia di ridere, perché questa è la cosa più importante. Vi mando un grande bacio, vi abbraccio e vi faccio un buon Natale e sicuramente un buon inizio dell'anno e che sia un anno, il 2022, meraviglioso, anche se con tanti sacrifici ce la faremo, supereremo anche tutto questo. Vi abbraccio e vi voglio bene, grazie. Buon Natale. Ah, vi mando un buon Natale anche da Zorro, il mio Zorro, guardate. Questo qui è arrivato da Anzio da poco, è arrivato domenica. Un buon Natale anche da lui. È un randagino Felv che ho raccolto, il mio regalo di Natale. Vi abbraccio e vi voglio bene. Ciao a Ciao a tutti! tutti! Sotto l'albero quest'anno troverete il nostro biglietto d'auguri con un caloroso abbraccio. Buone feste da Erika Enzo del Tocco Armonico. Un abbraccio e buone feste di nuovo. Ciao! Ciao! Amici di Focus 3.0, un felice Natale a ognuno di voi. Grazie ancora ad Anna Tamburini Torre e a Enrico Ballantini per darmi la possibilità di poter comunicare con voi. Spero che i prossimi giorni possiate
essere sereni, essere in pace. E cos'altro? Vi auguro ancora un felicissimo Natale. Vi mando un abbraccio, anche se soltanto virtualmente, con la speranza di vedersi di persona in qualche occasione, o magari in una prossima puntata di Focus 3.0. Di nuovo un buon Natale e un felice anno nuovo ad ognuno di voi. Ciao ciao!